Allora, CGIA di Mestre ha fatto un'indagine molto interessante, problema burocrazia, resta invariato, segretario. Sì, allora, l'ammontare che noi abbiamo stimato del costo della burocrazia in Italia è di circa 60 miliardi all'anno, non poca cosa evidentemente. Due, noi avevamo sperato che, data l'emergenza, stato di guerra, parla qualcuno e io condivido parlare di stato di guerra, in questo stato di guerra ci fosse anche una guerra alla burocrazia, così non è stato. Se pensiamo che sono usciti in questi due mesi sul tema coronavirus e dintorni, sono usciti 13 decreti, lasciamo stare le ordinanze, eccetera, sì. 13 decreti, pari a oltre 170 pagine. Alle volte anche copia e incolla, quindi con qualche contraddizione interna, con vecchi codici Ateco per individuare le ditte, cioè non abbiamo approfittato di questa situazione per uscire. Bravissimo, vecchi codici Ateco, va sottolineato, perché non è che fossero stati aggiornati. Sì, codici Ateco, ma hanno fatto un disastro dal punto di vista delle scelte operative. Conto la scelta a tavolino, poi bisogna vedere le conseguenze. Noi abbiamo chiesto, per dire la verità, oltre a una serie di misure per superare questa burocrazia, avevamo scelto, siamo stati fra i primi sinceramente a parlare di questo, guardate con sospetto, abbiamo chiesto il commissariamento di tutte le procedure burocratico-amministrative. Cosa vuol dire in concreto? Mica vuol dire mandare a casa il presidente Zaia o il presidente Fontana o il presidente De Luca della Campania. No, no, no. Vuol dire dotarli di poteri straordinari, straordinari, per superare tutte le fasi burocratiche per ottenere l'obiettivo che magari, no, senza magari, obiettivo condiviso. Cosa succede adesso? Che ci sono delle decisioni, vengono assunte delle decisioni, mi passi il termine, fuori delle procedure burocratiche. Per fortuna aggiungo io, per coraggio aggiungo io. Cosa succederà fra non molto? Ma già lo vediamo. Succederà che qualche controllore di turno dalla Guardia di Finanza alla magistratura contabile, vedrete, perseguiranno chi ha preso decisioni in quel momento assolutamente necessarie. Pensi solo agli acquisti in materia sanitaria, che hanno, mi passi il termine, hanno superato, non dico andati contro, ma superato tutte le procedure, o tante procedure, che passaggi di procedura che erano previste. Vedrà cosa succederà, che la Corte dei Conti indagherà su questo. Io avevo chiesto commissariamento e altre due cose importanti, che sono state accennate in Parlamento, poi sono sparite, perché c'è stata una levata di scudi. Lo scudo penale e patrimoniale per quei commissari che nell'emergenza, nello stato di guerra, agiscono saltando i passaggi procedurali. Ovviamente non per tutelare ladri se ce ne fossero, corrotti se ce ne fossero, ma per tutelare chi, per far presto, non fa una gara per comprare un ventilatore e il ventilatore arriva dopo che sono morti 14 malati di coronavirus. Il ventilatore va comprato subito, va pagato subito e va installato subito, perché dopo 12 giorni, 20 giorni, 50 giorni per fare la procedura non serve più. Per questo avevamo chiesto il commissariamento. Non c'è stato. Anzi, si sono complicate le cose fra task force più o meno consulenziali, più o meno decisionali, più o meno scientifiche e vari richiami anche di magistratura contabile, vari richiami per denunciare, sollevare il problema di queste procedure non rispettate. Non andiamo da nessuna parte, cioè noi non moriremo di coronavirus, moriremo di non ripartenza e moriremo soffocati dalla burocrazia. Assolutamente. Solo una battuta, sì, prego, Gianangelo Bellati. Ah no, io stavo semplicemente, ahimè, dicendo, perché purtroppo è così, figuriamoci che addirittura per risolvere il problema qualcuno, approfittando di una situazione drammatica di guerra come questa, ipotizza il riaccentramento di funzioni nello Stato, dove sappiamo che se c'è una delle funzioni che sta, diciamo, funzionando in epoca di guerra come questa, è proprio quella della sanità delle regioni più colpite. Ne hanno parlato sì più voci. Esatto, bene o male la cosa sta funzionando e stiamo pensando, proprio in questi momenti di difficoltà, non al commissariamento per prendere le decisioni in maniera veloce, ma addirittura di riaccentrare, cioè siamo proprio
fuori di ogni logica, perché sempre ritornando nell'ambito della Germania, mi vorrete spiegare perché in Germania sta funzionando tutto perfettamente, dove ci sono delle regioni, Länder, che non sono neanche regioni, sono stati federati all'interno dello stesso paese, che guarda caso è uno dei paesi più uniti di tutto il mondo, perché il federalismo porta unità, non divisione, e grazie a questo sistema moderno, efficiente, di una burocrazia efficiente, loro riescono a funzionare, far ripartire, anzi non hanno mai fermato, l'ho detto poco fa, il sistema di tutte le imprese industriali, hanno fermato solo alcuni settori dove c'è nel commercio, le fiere, l'assembramento, per il resto sono andati avanti e ripartono alla grande in maggio. Ma noi perché non arriviamo a questo? Questa è la domanda, quindi mi tocca dire purtroppo che è così. E questo porta anche a dire un'altra cosa, però, se mi permettete, che è inutile che andiamo costantemente a cercare di trovare i problemi, per esempio sull'Europa, perché l'Europa non fa abbastanza. Guardiamo a casa nostra, cerchiamo di fare queste cose che stiamo dicendo oggi in trasmissione, ben spiegate anche dal segretario generale della CGA, perché se non le facciamo non c'è mondo, non c'è Europa che ci può salvare, perché il problema è a casa nostra. Assolutamente. Segretario, da questo punto di vista l'Europa, vista anche con certa ostilità perché ci ha trattato anche male, insomma, come la vede la situazione? L'adesione al MES è possibile, fattibile, oppure ci potrebbero essere delle ripercussioni di un eventuale pseudocommissariamento? C'è chi parla addirittura che potrebbe imporci una patrimoniale qualora noi non fossimo in grado. Cioè, come la vede? Allora, il MES, come tutti gli strumenti, è uno strumento neutrale, dipende da chi e con quali intenzioni viene applicato. MES, come altri strumenti europei. Qual è il problema? Che l'intervento salvastati, MES, è stato adoperato in un caso clamoroso che si chiama Grecia. Invece che risolvere il problema, hanno massacrato la Grecia. Eh sì, quello lo ricordo, terrificante. Massacrato. Adesso, come diciamo noi veneti, si ha paura anche dell'acqua fredda quando si è presa una scottatura importante. Bene, la Grecia ha dovuto vendere, svendere una serie di infrastrutture pubbliche, private, importantissime. Infrastrutture, pensiamo al porto del Pireo, sì, strategiche per la loro economia, strategiche, esatto, le banche hanno dovuto cedere tutto. Risultato: i greci sono molto più poveri di prima, non hanno più queste strutture strategiche in mano, e noi dell'Europa cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, per alla fine, guardate che erano circa 400-500 miliardi di euro, cioè non era una cifra paurosa per mettere la Grecia, che andava riportata a comportamenti più europei, definiamoli così, verissimo. Ma se tu non dai il tempo, non dai un po' di fiducia, anche accompagnandoli, non mandando la troica, accompagnandoli in questo senso verso scelte che siano scelte di natura europea, poi provochi lo sconquasso che è successo in Grecia. La paura nostra qual è? Ti offrono dei soldi. Dicevano da Timeo Danos et Dona Ferentes, temi i greci anche quando portano doni, anche quando portano doni. Benissimo, adesso portano doni, perché è vero, 36 miliardi disponibili subito, eccetera, poi magari la verità non è così, ma oggi la vulgata è ci sono 36 miliardi attraverso il MES disponibili subito per l'Italia. Benissimo, e uno dice prendiamoli, a che condizioni? Quello è il problema. Ci ritroviamo in casa. Il MES è uno strumento. Lo strumento è positivo se adoperato da chi ha buon senso, meno positivo se adoperato da Rutte, il nostro amico olandese. Meno positivo. Che evidentemente ha un'altra impostazione. E vediamo poi anche l'Olanda come finisce. L'Olanda che dovrebbe quantomeno tacere su alcune questioni sollevate, io dico opportunamente, dalla nostra politica e sollevate anche dai nostri giornali sui comportamenti dei paradisi fiscali olandesi o del paradiso fiscale olandese. Cioè, questi che vengono a darci lezioni hanno ragione a consigliarci, darci ragione, accompagnarci, richiamarci. Io condivido, perché certi comportamenti italiani sono inaccettabili. Ho visto adesso le richieste dei comuni rispetto al coronavirus, alla crisi nei confronti dello Stato. Andatevele a leggere, 20 condizioni poste dai comuni. Ce ne sono alcune che io non sono Rutte, ma mi permetto di dire, ragazzi,
fin dove vogliamo arrivare. Certo, sì, quindi sì. Hanno ragione gli altri stati europei a dirci, cara Italia, vedi di capirne qualcosa di più, vedi di essere più coerente, vedi di essere più coerente con le promesse che fai o con i sì che dici. Questo io lo accetto. Non accetto però di finire come la Grecia. Questo assolutamente, è no, infatti quello ha ragione. Gianangelo Bellati, anche questa è una battuta. Sull'Europa, io guardate, tanto per dare un'idea più chiara a chi ci ascolta, perché sull'Europa ci sono tante quelle cosiddette fake news, guardiamo concretamente adesso, senza pensare, no, a delle chiacchiere, alle cose concrete. La prima cosa fondamentale viene fatta da un'altra istituzione, ma è sempre europea, la Banca Centrale Europea, 900 miliardi. Per il momento 900, ma non è posto un limite per acquisire i titoli di Stato. Voi capite che l'Italia ha titoli di Stato cosiddetti spazzatura, perché è un paese che non dà la certezza di poter garantire il proprio debito pubblico, o lo garantisce in maniera, dà l'idea di garantirlo in maniera minore, quindi la possibilità che i nostri titoli di Stato siano acquistati dalla BCE è un'iniezione fondamentale di liquidità. Poi c'è un altro aspetto importante, è stato bloccato il patto di stabilità, quello che per esempio ha impedito per tanto tempo, un esempio che discutavamo tempo fa con CGA di Mestre era per esempio il fatto che i comuni avevano i soldi in cassa ma non potevano pagare i privati che avevano lavorato, quindi il blocco dei finanziamenti, dei soldi che spettavano al privato. Poi un'altra cosa molto importante è quella che riguarda gli aiuti di Stato. Oggi gli aiuti di Stato possono essere dati in deroga a quelle che sono le norme europee. Gli aiuti di Stato sono aiuti pubblici che turberebbero la libera concorrenza e che sono vietati in principio. Questi limiti vengono tolti provvisoriamente vista la situazione praticamente di guerra. Però qui non possiamo far vantaggiare solamente all'Italia, perché all'Italia col primo decreto è stata vantaggiata, non so, sono stati dati 500-600 miliardi perché è in una situazione disastrosa. Certo. Togliere via i vincoli sugli aiuti di Stato e subito dopo intervenire sull'Italia e lasciare chiuse le imprese, certo, di cui parlava poco fa Mason, penso che sia una doppia, scusate, cattiveria, una doppia... Una battuta in chiusura, perché purtroppo siamo in chiusura. Sì. Poi ci sono i prestiti che vengono alimentati dalla banca, però con delle garanzie dalla banca, dalla BEI, dalla Banca Europea di Investimento, che genera circa 200 miliardi, e poi si arriva al MES, il famoso MES, dove dovrebbero esserci in totale 240 miliardi, di cui 37, peraltro già destinati, se vogliamo, all'Italia, per l'acquisto di materiale sanitario, apparecchiature sanitarie, eccetera. Questo MES, già dal 2017 la Commissione europea aveva chiesto la procedura di comunitarizzazione, cioè che non fosse solo un accordo intergovernativo, ma anche che diventasse una specie di fondo europeo monetario, come c'è, sì, l'FMI, sì, sì, diventasse, con tutta una serie di regole nuove, innovative. Sono gli stati che sono stati zitti, che non hanno ignorato queste proposte della Commissione. Adesso convengo con Renato Mason, bisogna vedere che questa qua sia una sveglia e che questo MES venga in qualche maniera attrezzato in maniera tale da non diventare quella tipica, diciamo, cappio come è stato per la Grecia, che poi ti trascina verso il fondo. Assolutamente, io vi ringrazio, purtroppo già arrivati al termine. Allora, ci ridiamo appuntamento, perché Venezia non l'abbiamo affrontata e altre questioni le abbiamo affrontate, poi ci saranno novità magari dopo, tra qualche giorno, relativamente alle nuove aperture, per cui io ringrazio il segretario Mason, CGA di Mestre, e rinnovo l'appuntamento, ci troveremo tra non molto, se lei sarà disponibile, ci farebbe molto piacere. Naturalmente Gianangelo Bellati, nuovamente da Venezia, perché di Venezia non abbiamo neanche parlato, invece lei è anche un grande esperto di questo. Per cui c'è il deserto qui fuori. Ecco, per adesso è il deserto, quindi vedremo, e questo è un aspetto da affrontare, e quindi ci sono anche risvolti economici legati anche al turismo, quindi entrambi vi vorrei coinvolgere in questo ulteriore approfondimento. Detto questo, intanto vi ringrazio, buon proseguimento, buona serata anche a voi, a presto, buon lavoro, perché so che continuate comunque a lavorare, e a voi cari telespettatori ci vediamo domani. Grazie.